siamo anche in diretta sui social, ci stanno seguendo qualcuno che aveva fatto richiesta specifica pur non avendo attribuzione di crediti. Prego, vieni. I crediti però volevano ascoltare questa nostra iniziativa perché ovviamente è la prima del 2024. Noi abbiamo avuto, grazie a Nicola, l'ingegner Furco, che come sapete ha fatto con noi all'inizio dei bonus, del super bonus, proprio all'inizio abbiamo fatto un mini tour in provincia toccando una serie di comuni, proprio perché era all'inizio, e Nicola dall'inizio si è dedicato a questa disciplina, quindi ha contezza di tutte le novità eccetera. È chiaro che il decreto varato dal governo, credo legge, varato dal governo il 29 di dicembre dello scorso anno, il 212, ha un po' modificato in maniera forte tutta la disciplina dei bonus. E quindi io ho sentito insieme al Consiglio la necessità di organizzare subito un incontro per fare chiarezza su alcune, su quello che si può fare, chiarezza su alcuni punti nevralgici importanti sui quali tutti noi nel lavorare giornalmente riscontriamo difficoltà anche a dare risposte certe e celeri ai nostri clienti. Ovviamente al di là di tutto il casino che si è creato con i lavori che non sono stati ancora quasi sono stati ultimati, quindi una serie di cose, e quindi io proprio anche personalmente ho sentito la necessità di dover organizzare questa cosa, Nicola, perché appunto cioè, bisogna capire come continuare rispetto a quello che non si è chiuso, perché quello che si è chiuso in qualche modo con la fatturazione al 31 dicembre, fatturazione, non asseverazione, perché l'asseverazione va fatta nei 90 giorni successivi a tutto il resto, almeno per quelle che sono le mie conoscenze, correggimi se sbaglio. Quindi insomma molte imprese in qualche modo si sono, diciamoci, tirate in avanti e hanno fatturato entro quella data per poter usufruire del 110, comunque anche se poi la separazione di fatto può essere fatta entro il 31 marzo. Ma questo è un aspetto, ma poi ci sono effettivamente i lavori che non si sono riusciti a fare e a fatturare, tra virgolette, e quindi lì insomma bisogna capire come andare avanti. Questo decreto ha modificato delle cose, a parte il fatto che si scende con la percentuale al 70%, questo già è un fatto molto molto importante, ma soprattutto quello che è importante, poi si è toccato la fascia dei beneficiari, perché potrebbero rimanere al 100, non al 110 ma al 100 una serie di beneficiari, cioè di meno ambienti, cioè là nel decreto è ancora scritto reddito, poi si è detto fuori dal decreto, si è detto che invece non è il reddito ma è l'indicatore ISEE, e anche questo è ancora dubbioso per alcuni versi. C'era stato detto fino a qualche giorno fa che in sede di conversione, come abbiamo detto, è un decreto legge e i decreti legge, mi insegnate, che vanno convertiti entro 60 giorni dalla loro emanazione. È chiaro che qualcuno aveva anticipato che ci potevano essere delle modifiche in sede di conversione, ma gli emendamenti della stessa maggioranza mi pare che sono stati tutti ritirati perché il governo ha voluto ancora di più forzare la mano su questa cosa. Quindi, invece gli emendamenti della minoranza sono stati bocciati, per cui credo che il decreto verrà approvato così com'è. Un fatto positivo in tutto questo, io dico, c'è uno solo, è quello che ha sanato in qualche modo il fatto delle due classi di nulla, cioè per i lavori già effettuati che si preannunciava anche una restituzione dei soldi laddove non avevi raggiunto il superamento delle due classi energetiche, e questo decreto in qualche modo salva questa, cioè i lavori fatti, anche seppur, e anche lì
c'è stato un timore appena uscito, sembrava quello non che significa nonostante che, qualcuno aveva detto no, sì, significa sì, comunque, sì. Insomma, c'è stato un timore enorme delle ore che io stesso ho vissuto così, cercando di andare a sollecitare qualche avvocato per farci spiegare esattamente l'interpretazione, perché come sempre si scrivono le cose per poi interpretarle, quel non che effettivamente era, nonostante non hai raggiunto le due classi energetiche, non restituisci le somme non vengono restituite. E già questo per me ha evitato una serie di contenziosi, esatto, che sicuramente si potevano innescare nel momento in cui appunto c'era il fatto di dover poi i cittadini dal beneficio doveva andare a rimetterci tutto quello che avevano in qualche modo speso. Quindi questo è l'unico fatto positivo che trovo. L'altro beneficio che, su quale avevamo dato molte speranze, Nicola, anche tu sei stato, per chi è stato con noi a Bari, Nicola, a Bari in quella piccolo breve seminario che abbiamo fatto con Isi, appunto c'era questo delle barriere architettoniche, al quale comunque avevamo rimandato una serie di interventi, lo dico io così, rimandato perché anche io con la committenza che veniva, nel momento in cui stavamo impegnati per definire il bonus, dicevamo vabbè, cerchiamo poi di riparare, specialmente quelli più piccolini eccetera, si poteva in qualche modo, ciao buonasera, si poteva intervenire con le barriere architettoniche, perché all'interno di questi lavori si potevano mettere appunto tutta una serie di piccole ristrutturazioni che anche questo purtroppo ahimè pare sia scomparso. Ma la domanda più importante che faccio per prima io a Nicola è quella di capire, nel momento in cui vogliamo affrontare condominio, casa singola che sia, sisma bonus, che è quello a cui io più volte ho detto ci tengo di più, ma non perché credo che la sicurezza delle nostre strutture sia al primo posto di tutto, è lì che dovremmo batterci tutto se vogliamo essere coerenti. Anche su questo noi poi, se mai avrò il tempo di intervenire, parlare anche delle nostre proposte che abbiamo fatto, che pare sia, l'ho fatto leggere poco fa, giovedì scorso siamo stati a Roma a un seminario a due giorni organizzato dalla rete delle professioni tecniche, e il coordinatore della rete delle professioni tecniche, l'ingegnere Zambrano, che credo tutti conoscete, che è anche salernitano, è stato presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno, poi è diventato presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, e adesso riveste la carica di coordinatore della rete delle professioni tecniche, che all'interno prende 8 consigli nazionali. Quindi ci sono gli architetti, gli ingegneri, i geologi, i periti agrari, i periti industriali, gli agrotecnici, i tecnologi alimentari, e poi mi pare di non aver dimenticato che dovrebbero essere 8 le sigle che si raggruppano in questa. È stato fatto appunto una proposta di legge, ovviamente la rete, essendo che raccoglie appunto, come abbiamo detto, 8 consigli nazionali, ha un potere abbastanza importante, quindi riesce in qualche modo a interloquire con il governo. Pare che in qualche modo si voglia recepire una norma che contempli, al di là delle percentuali di beneficio, ma appunto contempli di anno in anno una serie di interventi che possono fare dal punto di vista energetico, ma soprattutto dal punto di vista sismico. Leggevamo prima con Nicola alcune proposte fatte che vanno nella stessa direzione di quello che avevamo fatto noi in provincia di Avellino. Ovviamente tutto questo potrebbe rientrare addirittura nella nuova stesura che si sta facendo del testo unico sull'edilizia. Testo unico sull'edilizia che deve riguardare, e lì stiamo cercando anche io con il mio testo contributo di di sensibilizzare un po' il presidente Zambrano, ciao, buonasera, il presidente Zambrano, sulla modifica per i piccoli abusi, le piccole difformità che abbiamo, che hanno in qualche modo escluso anche la possibilità di accedere al bonus, ma questo per metterle a posto, per renderle commercializzabili questi immobili, renderli
quelle difformità che è la doppia conformità, cioè quella di poter andare a dire che l'immobile all'epoca di quando è stato realizzato era conforme e si poteva realizzare, anche oggi che chiedo in qualche modo la sanatoria, e questa doppia conformità che a volte veramente crea problemi, e quindi questo dovrebbe in qualche modo scomparire. Questo lo dava quasi per certo l'ingegnere Zambrano giovedì, quindi questa è una diciamo buona notizia. Ma il fatto dello sconto in fattura, dicevo prima, se riesce ancora a fare per il sisma, lo riusciremo a fare, riusciremo a ottenere qualche cosa, perché noi tutti, penso, non solo io, ho questa tipologia di problemi. E le barriere architettoniche, tornando a quello che stavo dicendo prima, le barriere architettoniche in qualche modo era l'unico bonus in cui era rimasto anche lo sconto in fattura e la cessione del credito in qualche modo. Anche lì, insomma, c'è stato. Ovviamente su questo devo dire che probabilmente le interpretazioni date anche nostre a quel tipo di bonus, qualcuno aveva esagerato un po', e mi riferisco soprattutto ai costruttori di infissi, non me ne vogliano, ma effettivamente è così, hanno forzato un po' la mano su quella cosa, e probabilmente lì qualcuno si è rotto le scatole e ha bloccato anche quello, che poteva essere ricordiamo che lì la spesa massima era 50.000 euro, non era tantissimo, però in un unifamiliare tu potevi fare buoni interventi al di là di mettere anche gli infissi, per carità. Però insomma, voglio dire, la priorità dovevano essere secondo me altre. Bene, io quello che sono mi taccio, perché sennò vado lungo come sempre, ma a me queste cose mi appassionano molto, di là del fatto che poi voglio dire nella nostra professione tocchiamo con mano tutti i giorni queste problematiche, quindi la parola a Nicola per l'illustrazione di quello che sono tutte le novità o le cose più certe che ci sono, e poi ovviamente a noi tutti per fare tutte le domande possibili e immaginabili. Nicola è a disposizione per questo. Stiamo tentando di organizzare, ho già precettato Nicola per qualche altro incontro in provincia, ne avevamo previsto uno ad Ariano il giorno 16 e abbiamo anche la sala in qualche modo prenotata, però Nicola ha qualche impegno, vediamo se riusciamo in qualche se o si libera lui o spostiamo noi di qualche giorno, vediamo un po' come possiamo organizzarci, perché anche insomma vorremmo portare queste novità e non solo queste novità su tutto il territorio, come abbiamo fatto nello scorso anno, vorremmo continuare a fare anche questo anno. Intanto io vi ringrazio, la parola a Nicola per la continuazione, grazie. Buon pomeriggio a tutti, io sono Nicola Furcolo e oggi parleremo di bonus edilizi e in particolare vedremo qual è lo scenario che si prospetta per il 2024. Cercheremo di capire un po', come accennava il Presidente, quali sono, cosa è rimasto della vecchia del vecchio sistema, quindi cosa è ancora possibile effettuare. Cercheremo anche di dare un taglio molto pratico, cosa è cambiato e come possiamo cercare di sfruttare al meglio le detrazioni che sono ancora oggi possibili, ma ovviamente cambiano molto rispetto a ieri. Considerando che le detrazioni fiscali sono trainanti per il settore delle costruzioni, non ci resta che conoscerle bene, nel senso che se non ci fossero le detrazioni fiscali, molto probabilmente i lavori o non si farebbero o si farebbero nero. Questo è il discorso per cui la detrazione del 50%, il bonus di ristrutturazioni, è oramai strutturale, tuttavia è strutturale al 36%, tant'è che dal prossimo anno, ora vedremo anche una mappa degli anni, quel famoso 50%, 96.000 euro, diventerà, a meno di ovviamente, come auspicavamo con il Presidente, un testo unico delle costruzioni che vada ad intervenire su una serie di cose, ma a meno di quello, se non ci dovessero essere ulteriori proroghe, il 36%, il 50% diventa 36 e i 96 diventano 48, quindi si dividono per due. Detto questo, di cosa parleremo? Allora, il Presidente ci ha parlato già del decreto legge 212, è un decreto che cambia radicalmente lo scenario dei bonus. Come già aveva fatto il decreto 11 del 2023, il blocca cessioni,
Questo più o meno fa la stessa cosa, se non anche peggio per certi versi. Definisce nuove regole sullo sconto in fattura, quindi elimina quelle poche occasioni che ci rimanevano per fare lo sconto in fattura, però in realtà ci sono ancora, è ancora possibile farlo, ma ora vedremo in quali condizioni. Poi rapidamente, anche la legge di bilancio di quest'anno ha introdotto qualche piccola novità, ovviamente peggiorativa, in ambito bonus fiscali e anche super bonus, e poi vedremo un poco per il 2024 come cambia lo scenario e quali sono le possibilità che ancora abbiamo. Quindi non è che siano finiti, c'è ancora qualche possibilità, è chiaro che non è vantaggiosa come quelle degli scorsi anni. Quindi alla fine c'è anche un documentino di sintesi sulla normativa per il super bonus, l'ho raccolto qui dentro, poi vedremo insomma di far avere le slide anche ai partecipanti, ve le renderò disponibili perché ho scritto tutto qui dentro, c'è anche un'infografica e tutta la normativa aggiornata con il decreto legge 34, che è il decreto rilancio aggiornato ad oggi con tutte le modifiche, poi c'è il decreto 212, il decreto 11, insomma c'è tutto ciò che riguarda il super bonus, sta, anche perché alle volte è difficile andare a reperire tra rimandi, controrimandi. La normativa sul super bonus è complicatissima, io l'ho seguita in tutte le evoluzioni e c'era un momento in cui riuscivo a tenere proprio il passo di ogni cosa, c'è stato un punto in cui mi sono iniziato a perdere anch'io e ho seguito veramente ogni evoluzione, quindi per dirvi che è veramente complicata, ma non complicata nel senso di cose difficili, tante cose che oggi è A, domani è B, domani torna A, domani è C, dopodomani A, domani è B, quindi è un balzello, ma non si tratta di complicazioni difficili, proprio di tante, numerose modifiche che hanno reso difficile tutto questo, però di fatto ho fatto una sintesi normativa alla fine di questo documento che raccoglie tutte le norme in vigore oggi, quindi se c'è qualcosa da vedere uno lo va a vedere lì e non sbaglia. Ok, allora come dicevamo con il Presidente, super bonus che di fatto possiamo immaginare che non ci sia più, in realtà c'è, e però si riduce al 70%, quindi prima aveva i superpoteri di un supereroe, adesso diventa, prima era possibile la cessione del credito, c'era insomma la possibilità di fare tanto, ora è fortemente ridimensionato sia nella percentuale sia nella modalità di utilizzo, però ricordiamoci che c'è sempre un 70%. Che rispetto a nulla magari è meglio di nulla. Decreto legge 212 era la fine di dicembre dello scorso anno, quando tutti aspettavano una proroga del super bonus, si immaginava una proroga, si voleva qualcosa, si attendeva, le associazioni chiedevano una proroga sia per le unifamiliari, per i condomini, insomma tutti chiedevano una proroga. Perché? Perché i cantieri erano tanti, i cantieri avviati, i lavori fermi erano tantissimi, quindi la maggior parte dei cantieri avviati sono bloccati, attenzione, quelli finiti sono una piccola percentuale rispetto a quelli avviati, quindi non sono tutti finiti, e c'erano una serie di problematiche molto importanti, tra cui quella che diceva il Presidente, e cioè i cantieri avviati che hanno già usufruito del SAL, quello è il problema, finché non ho usufruito del SAL il problema non si pone, perché si blocca il cantiere, ci sarà un contenzioso enorme tra il proprietario e l'impresa, ma io non ho preso soldi dallo Stato, l'impresa non ha preso, ci faremo causa a vita. Però non ci sono problemi con lo Stato, il problema è tra me e l'impresa, o tra l'impresa e il tecnico, insomma ce la giochiamo in casa. Nel momento in cui c'è stato un SAL, quando magari negli anni precedenti, nei mesi precedenti, quando si pensava di completare tutto, perché ovviamente, ricordiamo una cosa importante, se non si è completato non è perché tanti di noi non volevano completare, è perché le regole sono cambiate, prima avevo la disponibilità della banca che mi dava liquidità, potevo andare avanti con i lavori, poi la banca, cambiavano le regole da un giorno all'altro, cambiavano i governi, perché sono cambiati uno, due, tre, ci sono stati tre governi diversi, cambiavano chi andava in un verso e chi in un altro, e chiaramente le banche frenavano, non c'era liquidità, i cantieri si fermavano, e quindi chi aveva un cronoprogramma non l'ha potuto rispettare perché non c'erano i fondi, insomma tutta una serie di problematiche non legate né al tecnico, né al committente, né all'impresa, ma legate alla legge, lo possiamo dire chiaramente. Questo ha fatto sì che cantieri avviati, dove io ho monetizzato il primo SAL, che significa? Ho fatto il 30%, non lo so,
prendiamo la cosa più semplice, il condominio, ho fatto il 30% dei lavori energetici trainanti del cappotto, ok? Fatto il salalenea, perfetto, monetizzato, l'impresa è andata avanti e tutto il resto. A un certo punto non ci sono stati più fondi per continuare e si è bloccato. Cosa succede nel momento in cui scade il super bonus e non riesco ad andare avanti, anche le unifamiliari? Attenzione, immaginiamo di aver ristrutturato una villetta, ho fatto il cappotto, sostituito gli infissi, perfetto, mi manca il fotovoltaico, mi mancano le batterie, mi mancano tutti gli impianti, ok? Oppure il cappotto è a metà, io ne avevo già monetizzato una parte, non l'ho finito, non ho fatto l'intonaco, non ho cambiato tutte le finestre, non lo so. Cosa succede? Io ho già monetizzato, quindi era un problema serissimo, nel senso che il problema di tutti, sapete di chi era? Del committente, e basta. Certo. Perché è vero che il general contractor, le banche, alla fine chi ne risponde nei confronti dello Stato è il committente. Benissimo. Il committente ne risponde anche in maniera pesantissima, non pesante. Vi rendete conto che sarebbe stato un caos, una tragedia? Allora, che hanno fatto con questo decreto? Sono intervenuti con l'articolo 1, disposizioni in materia di bonus nel settore dell'edilizia, proprio nell'articolo 1, ora lo vedremo. Articolo 2, cessione del credito e sconto in fattura. La vera forza del super bonus non è stato il 110, non era la percentuale di detrazione. Sì, quella era una cosa particolare, che per la prima volta abbiamo visto una percentuale maggiore della spesa. E sì, è una cosa strana, però la vera forza, cioè quello che ha incentivato, quello che ha reso possibile incrementare il PIL di un tot punti percentuali, poi ci sono anche pareri contrastanti, ma io credo che sia è stato effettivamente importante anche l'incremento del PIL, è stata la cessione del credito. La cessione del credito che consentiva a chiunque di fare i lavori e non soltanto a chi avesse capienza IRPEF, quindi chiunque poteva fare i lavori, quindi si amplia la platea, ma soprattutto la possibilità di un'altra novità è stata importantissima, perché già prima esisteva la cessione del credito, l'apertura alle banche. Nel momento in cui si è aperto alle banche si è creato un mercato importantissimo. Il primo meccanismo messo in piedi, cessione del credito, quando si poteva cedere in maniera illimitata, quello ha dato la spinta, proprio una partenza enorme, dove realmente era una moneta fiscale. Poi ovviamente i governi hanno visto che per tutelare anche le banche, l'importanza di quella che è la figura bancaria, vedendo un'altra moneta parallela all'euro che non aveva il controllo bancario, hanno dovuto frenare. E poi c'è stato tutto il problema dell'evasione, ma quello si sapeva, delle frodi. Si sapeva che ci potevano essere delle frodi, ma non bisognava bloccare a uno, a due, si poteva lasciare aperto, mettere il codice che poi hanno messo. Oggi i crediti che ci sono hanno un codice, quindi io posso cederlo anche 100 volte, so sempre da dove è partito. Invece il problema iniziale alla prima cessione dei crediti che fu fatto è che non c'era un codice, si facevano 100.000 passaggi e si controllava solo l'ultimo, quindi non si riusciva a risalire al primo problema. E loro, per risolvere questo problema, bloccarono, ovviamente fittizio, bloccarono a due cessioni, poi a tre, a quattro, si è fatto il tiro e molla per arrivare a cinque, tre qualificate, due libere, insomma un macello. Era così semplice ciò che hanno fatto, mettere il codice su ogni credito e sapere da dove, che l'ha generato l'ingegnere Nicola Furcolo, l'ha generato lui, l'ha passato al geometra santo suo, se lui lo passa a chi vuole, alla fine risalgono sempre a me. E questo è ovvio, però è chiaro che c'era una volontà politica di non avere una seconda moneta, perché se vi ricordate, qualcuno di voi ha lavorato nel 2020 o 2021, quando proprio c'è stato l'esproa, prima di novembre 2021, c'è una circolazione libera dei crediti e lì si sono avviati i cantieri, okay? Poi si sono cambiate le carte in regola ed è successo il patatrac finale di quest'anno. Però diciamo che il vero là è stato quello della cessione dei crediti aperta a tutti, anche alle banche, e quindi in qualche modo si è riusciti a monetizzare. Non era la detrazione, che è comunque importante, ecco. E quindi anche questo decreto legge 212 interviene anche sulla cessione del credito secondo in fattura. Quando diciamo opzione significa un qualcosa di alternativo all'utilizzo diretto. Quindi l'utilizzo diretto vuol dire scalo l'IRPEF, o 10.000 euro di IRPEF o 20.000 euro di credito fiscale, me lo scalo direttamente, oppure l'opzione alternativa è la cessione, lo sconto in fattura.
Ora, hanno bloccato lo sconto in fattura. Di fatto, chi inizia oggi non lo può fare più su nessun bonus, tranne piccole eccezioni che ora vi dico. Però di fatto, iniziando i lavori oggi, presentando una CILA, qualsiasi titolo abilitativo, una SCIA, un permesso di costruire oggi, per certi versi, non è più, in linea generale, non è più possibile esercitare l'opzione, cioè sconto o cessione. Però ora vi dico quali sono le eccezioni, quindi cercheremo di capire fin dove ci possiamo muovere. Poi un'altra cosa, l'ha già detto il Presidente, eliminazione barriere architettoniche. Sono intervenuti in maniera molto importante perché questo bonus era stato utilizzato in maniera impropria. Diciamo impropria, in realtà forse era stato scritto in maniera impropria, esatto. E si era trovato il modo di utilizzarlo correttamente, tant'è che l'Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare, nella circolare ne parlava, ma poi ci fu una risoluzione che chiariva che dovendo rispettare il DM dell'89, 236 dell'89, era sufficiente che avesse le maniglie a 90 piuttosto che 110, tutta una serie di le porte larghe 80, 90, quindi tutta la disciplina sul superamento delle barriere architettoniche, quindi si è abusato di questo bonus. E come diceva Tonino, hanno bloccato anche quello. Allora, partiamo dall'inizio molto rapidamente. Quali sono, ora vi ho fatto una panoramica molto veloce, ora siamo pratici. Salvi i SAL, cioè che significa? Se ho fatto SAL prima del 31 dicembre, del 31 dicembre 2023, in realtà prima del 30 dicembre 2023, ma fa lo stesso, questi sono salvi. Cosa significa salvi? Che non sono oggetti di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento, cioè se non finisco l'intervento e ho già monetizzato uno o due SAL, ricordate che i SAL sono due più lo stato finale, quindi diciamo sono tre più che due, se ho monetizzato il primo o il secondo, a quel punto anche se non faccio il terzo, cioè se non faccio lo stato finale, non finisco i lavori, li rimango appesi a vita, non perdo ciò che ho fatto, e questo è importantissimo, anche se, chiariamo quel nonché come diceva Tonino, anche se non si dovesse raggiungere il salto di Orlasse, quindi anche se non ho fatto mezzo cappotto, non riesco ad asseverare con l'ultimo, con lo stato finale, non riesco ad asseverare il salto di due classi, perché quello lo faccio con Enea presentando l'ape post dopo i lavori, perché inizialmente lo metto quando avete caricato sull'Enea la prima volta che avete fatto il primo SAL. Quello che state facendo è la situazione ante che avete cristallizzato, la situazione posta di progetto al primo SAL. Voi quando andate ad attestare il salto di due classi non lo fate né nel primo né nel secondo SAL, lo fate a stato finale. Quando caricate l'ape post a stato finale, insieme al computo di tutto quello che avete fatto, che non è un computo come lo chiama l'Enea, è una contabilità di quello che avete fatto, quando è stato fatto questo, allora state asseverando il salto di due classi con tutta la spesa. In questo momento, ovviamente, se ho fatto il primo e il secondo SAL, io ho inserito un'ape post di progetto, ma non è l'ape post di quello realizzato, il famoso S-Built, come l'ho fatto, non è l'ape post di contabilità, è l'ape post di progetto, chiaro? Quindi potrei aver attestato il superamento di due classi da progetto, ma nella realtà non l'ho fatto, perché non ho finito l'interno, non ho messo neanche la pompa di calore. Che salto di due classi vuoi fare? Nessuno, perché sappiamo bene come funziona l'ape, il salto delle classi lo dà la pompa di calore, il fotovoltaico, il solare termico, il cappotto e gli infissi. Difficilmente col cappotto riesco a fare il salto di due classi, ma non perché la pompa di calore sia meglio in termini reali, è quello che fa scattare, per come è strutturato il meccanismo dell'ape, è quello, come diceva Tony, quello ti fa scattare tante classi, quindi io potrei anche cambiare solo la pompa di calore, metto, tanti hanno fatto solo quello, pompa di calore, leva caldaia, pompa di calore, fotovoltaico, ma ne salto 5, vado dalla G alla A4, ok, proprio facile. Ok, quindi se non ho messo la pompa di calore, io salto di due classi, non la testerò mai, chiaro? E allora hanno salvato chi ha monetizzato prima. Quindi su questo possiamo essere certi che lo sta, ma perché questo? Perché poi andando a leggere la relazione di accompagnamento si dice, vedi che noi non abbiamo fatto affidamento su soldi da riprendere indietro, quindi i bilanci dello Stato stanno a posto così. Ok, io sono andato a vedere la relazione illustrativa, perché hanno fatto questa cosa? Perché se lo potevano permettere, nel senso che questo avrebbe generato un contenzioso pazzesco, perché io sono il committente, no? Immaginiamo, Villetta,
viene il mio geometra, voi proponete l'efficientamento energetico super bonus a, questo è il classico esempio, a un contribuente che magari non ha soldi, non ha nulla. Ok, ti propongo il cappotto, gli infissi e il fotovoltaico, una spesa di 150.000 euro, tu non devi cacciare niente. Io ho il general contractor, io ti faccio il progetto, il general contractor sala, tu non dovrai tirare fuori la linea, firmiamo un bel contratto a posto. Arriviamo al 60% con contabilizzati 90.000, vi sto dando uno scenario verosimile, 90.000 euro fatti, presi dal general contractor, pagata l'impresa che ha fatto i lavori con uno sconto di, pagato il tecnico forse sì, forse no, vi faccio una situazione più o meno verosimile, magari il tecnico ha preso qualcosina, a fronte della fattura che già ha fatto, ha pagato pure l'IVA. Che succede ora? Succede che lo Stato ha dato 90.000 euro, cosa succedeva? Se ne riprendeva 150-160 dal committente, che di fatto c'ha, non solo c'ha la casa a metà, il cappotto metà sì e mezza no, se volesse solo recuperare quello che gli è stato fatto, non ha pagato quello, il tecnico, il giovane è incazzato perché non ha preso i soldi, il general contractor è sparito perché è fallito, se n'è andato, ha cambiato nazione, cioè qual è la situazione drammatica se ci pensate? Ma è una situazione reale, però drammatica. Allora che hanno detto? Hanno detto, a livello di contabilità, noi siamo a posto così, nel senso che i debiti che avevamo ce li abbiamo, ma non abbiamo iscritto nel registro, nei capitoli degli ingressi, il recupero dal... Quindi, salviamo il mondo, perché se no sarebbe una catastrofe a livello giudiziario, cioè avremmo avuto i tribunali pieni, probabilmente avrebbero lavorato tanto gli avvocati, i consulenti, sì, si apriva un altro mercato, però ci immaginiamo andare ad ingolfare i tribunali civili con tutto questo super bonus, con tutti i sal vecchi, se lo Stato quindi sarebbe stata una catastrofe, almeno questo avevano la possibilità di farlo, l'hanno fatto, quindi anche se non attesto il salto di classi, diciamo ci mettiamo l'anima in pace, il proprietario rimane con la villetta mezza fatta, col pannello sì, con la caldaia no, e questo sì, quello no, e andiamo avanti così. Quando avrà una cosa di soldi si finisce l'intonaco da solo. Questa è la realtà di fatto, è questa. Perché lui non ce l'ha i soldi per finire il cappotto a metà, non ce li ha. Questa è la realtà delle cose. Quindi, su questa cosa, perfetto. Ovviamente resta la responsabilità solidale. Se c'è stato l'imbroglio, non te lo perdono. Però, se tu hai fatto il 30%, l'hai fatto bene, o il 60%, io te l'ho pagato, non me li rimetto indietro. Questo è. Poi, stop cessione, sconto in fattura. Stop definitivo. Noi già avevamo prima DL 11-2023, che si chiamava decreto blocca cessioni, che il ministro Giorgetti aveva capito che se bloccava quello bloccava tutto e l'ha bloccato a febbraio del 2023, per l'esattezza il 16 febbraio, ha bloccato le cessioni. Ne rimaneva aperta soltanto una, solo una. Rimaneva aperta le barriere architettoniche, ok? Molti di noi non lo sapevano, ma le barriere architettoniche sono state un grandissimo affare perché potevo cambiare gli infissi col 75% di sconto. È vero che poi il produttore di infissi un po' ci giocava sopra sul fatto che se il prezzo di mercato è il prezzo di mercato reale, cioè se fino al pre-bonus vendeva un infisso, immaginiamo, ho finito 500 euro, col super bonus quel 500 euro è diventato 1500 euro. Poi ovviamente ci sono stati prezzali che hanno calmierato tutto il discorso, se avete seguito tutta la storia, vabbè, ora non entro nel dettaglio, ma diciamo col 75% si riusciva in qualche modo a prezzi permettendo a scontare realmente la fattura del 75%, quindi tecnicamente a carico sarebbe stato soltanto il 25%, che poteva essere un grandissimo affare. Allora, questo decreto ha stoppato la possibilità definitiva anche per i cittadini di usufruire, per i contribuenti di usufruire della cessione del credito e sconto in fattura per il bonus eliminazione barriere architettoniche, quindi non si può fare più, eccetto alcuni casi che ora vi dico, e rimane possibile farlo soltanto nei casi di demolizione e ricostruzione nei territori di classe nelle zone 1, 2 e 3, quindi quelle a rischio sismico elevato, soltanto se è stata presentata, attenzione, l'istanza di permesso di costruire prima del 29 dicembre 2023. Quindi significa, se ho presentato l'istanza prima, posso continuare a usufruire del
cessione del credito e sconto in fattura. Questa è una grandissima cosa. Se avete già presentato l'istanza per permesso di costruire, ricordatevi che pure al 70, però potete continuare a usufruire dello sconto in fattura. Un'altra eccezione è quella, lo vedremo tra poco, dei condomini, e quella delle persone fisiche che soddisfano certi requisiti. Ora le vediamo subito, ma l'altro stop è stato dato su, l'abbiamo appena detto, sugli infissi, sulle porte, sul non posso più cambiare col bonus barriere architettonico, non posso intervenire sui bagni, parecchi intervenivano, levavano il piatto doccia, la vasca per mettere il piatto doccia, tutte quelle, poi lì si faceva il bagno completo. È chiaro che il legislatore è intervenuto su quello che diceva il presidente, forse era un po' troppo esagerato l'utilizzo, però la norma lo consentiva ed è stato fatto giustamente. Ora, il DM 236 dell'89 prevedeva una serie di grandezze tecniche, di misure, la porta 90, l'antibagno, tutta una serie di cose, se tu le rispetti soddisfi quei requisiti e quindi era possibile farlo. Ora il decreto blocca e dice no, attenzione, tu farai soltanto scale, rampe, ascensori, servoscale e piattaforme elettrici, basta, null'altro, non puoi fare null'altro. Quindi puoi cambiare una porta, non la puoi cambiare con questo bonus, te la cambi col bonus 50, non con questo 75. Poi abbiamo detto che c'era un'eccezione, oltre a demolizione e ricostruzione, qual è l'eccezione? È la possibilità di continuare, questa è una cosa importante, quindi ricordiamocela perché potrebbe essere utile, per i condomini, quindi lavori condominiali, che devono ancora mettere un ascensore, ricordiamoci che possiamo ancora usufruire del 75% in 5 anni con sconto in fattura, purché l'edificio sia a carattere abitativo, prevalentemente abitativo. Che significa? Significa che il 50% della superficie catastale deve essere abitativa. Quindi seppure ci sta qualche negozio non deve essere, o ufficio, non deve essere preponderante rispetto alle abitazioni e quelle superfici. Di solito si fa riferimento alla superficie catastale, quindi se superficie catastale abitativa maggiore o uguale di tutte le altre è prevalentemente abitativo, si può fare, ok? Quindi ascensori al 75% con sconto in fattura in 5 anni è ancora una buona opportunità. Poi, persone fisiche che magari all'interno della propria unità immobiliare, quindi non sono lavori condominiali ma lavori privati, devono fare il bonus barriere architettoniche, lo possono ancora fare al 75%, sì, possono ancora usufruire dello sconto in fattura, sì, ma è solo in una condizione: qualora abbiano un reddito di riferimento, non c'entra niente con l'ISEE, non c'entra niente, assolutamente niente, ora vi dico anche come si calcola. Devono però utilizzare l'abitazione come abitazione principale, quindi no seconde case. Che significa abitazione principale? Significa che il contribuente e il suo nucleo familiare risiedono stabilmente all'interno di quell'abitazione. Questo significa abitazione principale, non significa che l'ho comprata come prima casa, cioè significa che ci risiedo io e il mio nucleo familiare. In queste condizioni, abitazione principale, reddito di riferimento 15.000 euro, inferiore a 15.000 euro, e in queste condizioni posso continuare ad usufruire del 75% con sconto in fattura. Ok? L'ha messa la musica, il presidente ci ha lietato con la musica. Ok, non è aperto tu. Va bene. Tanto è bassa, non dovrebbe disturbarci tu. È aperto, dai, che non è. Ah, il telefono? Ha pensato che... Ok. Allora, barriere architettoniche, ok alla cessione sconto in fattura, abbiamo detto, questo l'abbiamo detto. Poi, ancora un'altra cosa, questo l'abbiamo detto, il titolo abilitativo. Poi, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, ma che sono già iniziati, l'importante è che si riesca ad attestare che le cose siano iniziate prima del 29 dicembre. Se si riesce ad attestare questo, si può continuare un contratto, una spesa, un pagamento. Se c'è un titolo abilitativo siamo a posto, se c'è una CILA presentata prima del 29 siamo a posto. Però ci potrebbero essere lavori che non richiedono titolo edilizio,
In quel caso dobbiamo o procurare un contratto o avere pagato già una spesa che ci attesta che stavamo facendo quei lavori già prima del 29 dicembre, in quel caso siamo salvi, ok? Quindi la data deadline 29 dicembre, la precedente era il 16 febbraio, quella del blocco, quella è una data spartiacque, come il 25 novembre è una data spartiacque per il 110 nel 2023. Ok. Una piccolissima ricapitolazione molto veloce sul super bonus, le nuove regole 2024 sono queste: detrazione 70, le unifamiliari non ce l'abbiamo più, condomini minimi ok, poi abbiamo ok per le onlus, le associazioni di volontariato, tutti gli enti del terzo settore ok, la detrazione del 110 sarà tale fino al 2025 ma nei comuni colpiti dal sisma. Quindi lì il super bonus, diciamo tra virgolette, non è scaduto, ma scadrà con le stesse regole, anche con la cessione, scadrà nel 2025, quindi lì ci sarà da lavorare con queste. Quindi Marche, Ischia, Marche, Abruzzo, posteriore nelle zone dichiarate. C'è proprio un decreto dal 2009 in poi comunque. Abruzzo, Marche, Lazio, quindi il cratere del centro, e che c'era più? Emilia Romagna, esatto, e Ischia. Ok, poi ricordiamoci, importi maggiori di 70.000, ogni volta abbiamo a che fare con un super bonus e se c'è la cifra di 70.000, ricordiamoci sempre che il fornitore deve mettere in fattura il contratto collettivo nazionale applicato, che è o F012, o F015, o F018. Uno di questi tre ci deve stare in fattura. Condominio minimo che vuol dire? Condominio minimo vuol dire che ho un numero di appartamenti inferiore a 9, quindi non c'è l'obbligo di nomina dell'amministratore, non c'è l'obbligo di costituire il condominio, codice. Allora, immaginiamo una palazzina, un fabbricato di due fratelli, dove c'è sub 1 e sub 2, oppure una villetta, un edificio plurifamiliare, dove ci sono 3-4 fratelli, una palazzina, primo piano c'è un fratello, secondo piano un altro, questo è un condominio minimo, che non è di fatto costituito, ma è pur sempre per il codice civile un condominio. Inferiore a 9 unità abitative. Condominio minimo è inferiore a, inferiore a 9, e non c'è l'obbligo, in realtà non c'è l'obbligo di nominare l'amministratore, però esatto, non ci vuole il codice fiscale, però comunque si può fare, nel senso che ci sono anche casi in cui due proprietari decidono di fare il codice fiscale del condominio, si può comunque fare, però non c'è l'obbligo di nominare un amministratore, quindi se la vedono fra loro. Quello è il condominio minimo, poi ci sta il condominio regolarmente costituito, poi c'è il condominio regolarmente costituito con amministratore, quindi ci sono questi scenari. Stop unifamiliare è sbagliato, l'ho visto anch'io, è sbagliato. Questo è sbagliato, edificio unifamiliare non lo considerate, è stop perché l'unifamiliare è finita. Anche se i 6 inferiori a 15.000 euro, tutto il resto i 6 inferiori a 15.000 euro erano l'anno scorso per il 90%, l'anno scorso 2023 era i 6, esattamente. No, ma noi i 6, attenzione, non diciamo i 6 che è sbagliato, reddito di riferimento inferiore, mo vediamo la differenza con i 6. Reddito di riferimento inferiore a 15.000 e abitazione principale, residenza e diritto reale di godimento, e non soltanto che ci abito così, magari lo faccio fare all'affittuario e così via, l'anno scorso potevo fare il 90%, quest'anno stop, non si fa più niente. Poi ricordiamoci che se i lavori iniziano nel 2024 la cessione non la posso fare più, ad eccezione, l'abbiamo detto prima, barriere architettoniche, persone fisiche con reddito di riferimento inferiore a 15, barriere architettoniche però, quindi o condomini oppure persone fisiche inferiore a 15, però ci devono sempre risiedere all'interno, quindi abitazione principale. E ricordiamoci che soltanto per i lavori che erano iniziati prima del 16 febbraio io non ho mai nessun tipo di limitazione, posso fare quello che voglio. Quelli prima del 25 novembre andavano a 110 fino ad ora, ok?
ok, ora è il 70% per tutti, ok? Queste sono le regole da ricordare. Reddito di riferimento, perché è utile il reddito di riferimento? Perché è stato previsto anche da questo decreto un contributo per chi? Per chi continua i lavori, e quindi soltanto gli edifici, i condomini, chi fa i lavori adesso, quest'anno, e farà spese dal 1 gennaio fino ad ottobre 2024, quindi i primi 10 mesi dell'anno, sosterrà delle spese, gli è riconosciuto un contributo, ma non si sa di quanto. Perché questo? Sempre andando a leggere la relazione tecnica di accompagnamento alla norma, si dice che l'anno scorso hanno previsto 20 milioni di euro per aiutare queste persone che con reddito di riferimento basso per fare questi lavori. Ne hanno usati 3 milioni e mezzo, avanzano 16 milioni e mezzo da ripartire quest'anno. Quindi non è super bonus, ma è proprio un contributo che danno alle persone per fare questi lavori. Quindi chi sostiene spese per... prima il 110 era gratis, tra virgolette, oggi il 40% lo paghi, il 30 diciamo, lo paghi, e quindi a questo punto lo Stato ti ridà dei soldi, questo dice. Però chi ha il reddito di riferimento inferiore a 15? Come si calcola il reddito di riferimento? Non è facile, è facilissimo. Non ci dobbiamo confondere con l'ISEE, che quello è difficilissimo. L'ISEE devi andare, devi via tutti i conti correnti, macchine, titoli di Stato, tutto, di tutto di più, metti là e tiri fuori un indicatore economico della condizione familiare. Questo è molto più facile, sembra difficile ma è facile. Prendo il reddito lordo dell'anno precedente, se sono, prendo quello che ho dichiarato, la dichiarazione dell'anno precedente. Dopodiché gli sommo il reddito del coniuge, immaginiamo il coniuge dipendente statale, prendo il 7,30 del coniuge. Prendo il reddito di ulteriori familiari, che possono essere figli, parenti che convivono nello stesso stato di famiglia, se non ci sta, se è solo marito e moglie, sommo i due redditi e ottengo il numeratore. Lo divido per il quoziente riduttivo. Il quoziente riduttivo è pari a 1, e sarebbe il contribuente, più il coniuge pure vale 1 e so 2. Quindi se ho un figlio aggiungo 0,5. Due figli metto 1, tre figli metto 2, questo valore qua. Quindi il denominatore massimo è 4. 1 più 1 più 2 è 4. Il denominatore minimo è 1, è solo il coniuge, è solo se stesso. Il coniuge vale 1 se ha reddito, ovviamente. Allora a questo punto facciamo uno scenario di una famiglia dove ci stanno tre persone, marito, moglie e figlio, quindi il marito fa 25, la moglie fa 11 e sono 36, e il figlio è a carico, quindi non guadagna. Abbiamo 25 più 11? 36. Allora abbiamo 1 più 1 più 1 più 0,5, 2,5. 36 diviso 2,5, 14,4. È inferiore a 15? Sì. Ok, è maggiore? No. Quindi, giusto. Questa è una situazione più o meno media. Per capirci, se il denominatore massimo, facciamo un altro ragionamento. Se il denominatore massimo è 4, cioè c'ho tre figli e una moglie e il marito, quindi una famiglia da 5 persone, ok? I tre figli non lavorano, lavorano soltanto i genitori, il denominatore è 4. Per arrivare a 15 posso avere un numeratore massimo di 60.000 euro. 60.000 euro, già uno stipendio statale medio, diciamo, due stipendi statali, lo stipendio statale sarà 25-30, non lo so, 25-30 più o meno, medio, 30 più 30, 60, diviso 4 sto al limite, quindi una famiglia tipo di questo tipo arriva, già se guadagni un euro in più di 60.000, tra marito, moglie e eventuali figli, non posso accedere a questo. Quindi, chiaro? Quindi, cioè, per farvi capire come si calcola. La mia domanda iniziale era quella per capire se c'è, perché proprio su questo si è dibattuto molto. Questo è il reddito di riferimento. Quindi reddito di riferimento prendo di mezzo di 6. Di 6 via, è un'altra cosa, quello è complicato, non lo calcoliamo così a mente. Là entrano tutti i beni, i titoli di Stato, i conti correnti, risparmi, pure i contanti, vogliono sapere pure quanto c'è in tasca. Sì. Poi invece mi chiedono. Sarebbe stato troppo difficile. Il reddito da lavoro, da pensione eventualmente. Reddito complessivo. Scusa, ma questo è cumulabile poi con un altro bonus? Cioè,
I soldi che arrivano dallo Stato dovrebbero arrivare dallo Stato. Questi soldi arrivano, arrivano soltanto a sì. chi ha speso per il super bonus nel 2024, da gennaio a ottobre. Quindi è una forma di, come dire, di ristoro. Se deve ristoro, dico il 30% che ti hanno tolto. Cioè dobbiamo fare riferimento al super bonus solo 2024. Chi già avviato i lavori, che prima erano 110, il problema qual era? È che ai condomini l'hanno prorogati, sì. Immaginiamo che questa proroga che ha previsto il decalage successivo, questo l'ha previsto già il governo precedente, fatemi pensare, se è stato Giorgetti o Draghi. È Giorgetti e Draghi. Era Franco, prima era Franco, era, poi Franco. È passato, era già Franco che l'aveva previsto, ok. Loro che avevano detto, io il 110 te lo levo, ok? Non te lo voglio dare, te ne do 70. E allora quelli hanno detto, ok, tu, un condominio che tiene 100 persone all'interno, nel condominio per definizione ci sta chi c'è i soldi ma chi pure chi non ce li ha. E allora che succede se quello ci ha fatto firmare un contratto da gratis tra virgolette, diciamo il gratis perché poi alla fine i contratti vediate dicevano tutto gratis, erano così, ho firmato un contratto tutto gratis e poi all'improvviso, visto che i lavori non sono per quello che dicevo prima, le lungaggini della tutti i problemi, mi porti ad una detrazione del 70. Cosa mi succede? Io dove li prendo questi soldi? Se il 30% che devo... E allora loro sono inventati, il governo sì, era ancora Franco, sì, perché questa è una misura del novembre del 2022, ottobre-novembre, sì. No, 22 era ancora Franco. 22, questa è una misura, il reddito di riferimento è una misura del governo, sono sicuro, 2022, assolutamente sì. 2022 che è messa? Sono entrati, è stato ottobre. Quindi questa è stata la prima misura del governo del ministro Giorgetti, è stato questo. L'ha fatto lui. Allora se un condominio aderisce. Aspetta, succede questo, succede che lui avrebbe dovuto pagare questo. Ma perché non ha funzionato sta cosa? Avevano previsto, dai calcoli fatti, ci volevano 20 milioni, l'hanno spesi 3,5, 16 sono rimasti nelle casse in cassa. E quindi perciò l'hanno buttato in questa cosa. L'hanno riproposto. Questo è venuto fuori dalla relazione. Allora, facciamo un esempio di un condominio. Sì. Qualsiasi parte oggi. La cosa simpatica, forse non l'ho detto all'inizio, ma non si è capita. Non si sa quant'è, si aspetta un decreto che entro 60 giorni deve essere emanato un decreto che mi deve definire qua, perché se fanno i calcoli loro, cioè il governo poi alla fine dà una cosa e poi demanda con dei calcoli più precisi, sempre il decreto, sempre MEF lo fa, sempre lui, sempre Giorgetti, lo farà sempre lui, che però si studierà un po' meglio questi 16 milioni come li deve usare, ma non li userà secondo me. Non li userà perché nessuno, questi lavori, chi non ha soldi, non li vorrà fare. Quindi è un cane che si morde la coda, perciò non ha funzionato l'anno scorso. Ma chi c'ha? Cioè la persona con 15.000 euro di reddito di riferimento dovrebbe pagare tasca propria dei lavori che magari non voleva fare in un condominio, si è trovato a maggioranza, deliberato a maggioranza, quindi non ha funzionato questo ristoro per coprire l'abbattimento di percentuale. È una misura che non ha funzionato e si capisce perché, però ci sta questa, si dovrà aspettare adesso il decreto MEF che disciplinerà questi fondi come andranno ripartiti, insomma, entro 60 giorni entro 60 giorni dal 29, quindi a fine febbraio tendenzialmente dovrebbe uscire questo decreto che mi dirà a chi vanno questi soldi. E la misura anche di quanto, non si sa. Dice soltanto chi spende qualcosa da gennaio a ottobre, poi non dicembre ma ottobre. Ma il percentuale non lo dice. No. Allora, una piccolissima ricapitolazione, ho detto prima, ho citato la legge di bilancio, ho detto anche quella peggiora la situazione, sì, perché cedolare secca al 26%, vabbè, sulle locazioni brevi, plus valenze, vendita di immobili super bonus, che significa? Ora non scenderò troppo nel dettaglio perché siamo troppo tempo su questa cosa. Significa che se mi vendo un immobile sul quale ho effettuato lavori con super bonus e lo vendo più di quanto l'ho pagato prima dei 10 anni, ci pagherò sulla plus valenza, ci pago il 26%. Ma non entro nei dettagli perché è una cosa abbastanza importante, lasciamola lì. È stata sì, è giustissimo. Nei 5 anni è previsto il 50%, nei 5 anni la pago tutta quanta, dopo i 5 anni è previsto il 50% e dopo
non la pago più. Questa può essere una misura giusta, come no? Poi, ritenute sui bonifici dall'8 all'11, non so se qui c'è qualche costruttore, non so, sicuramente ci siete tutti voi che avete usufruito di qualche bonifico parlante, vi levano l'11, non è che lo perdete, però ve lo levano l'11, ve lo ridanno l'anno dopo. C'è l'anticipazione. È una ritenuta che è alla fonte. Allora, nel momento in cui vado ad effettuare un bonifico parlante, quindi il bonifico per detrazione fiscale, quello che si compila alla posta o alla banca per detrazioni fiscali, la banca esercita una ritenuta fino a ieri, fino a marzo, in realtà questa misura inizia a marzo. Fino a marzo si riteneva all'8% e poi lo versavo allo Stato e me lo ritrovavo come anticipo sulle tasse future. Esatto. Mi leveranno l'11, diciamo mi leva liquidità immediata, per questo serve per evitare le truffe, le evasioni, qualcuno si prende i soldi e scompare, e quindi lo Stato se li trattiene prima. Il meccanismo delle ritenute è questo. La ritenuta d'acconto, esattamente, che quindi dall'8 passa all'11. Ovviamente per i costruttori. Sostituto di imposta. Com'è? La legge prevede che la banca faccia da sostituto di imposta. Perfettamente. Ovviamente questo talvolta leva liquidità alle imprese che hanno bisogno di... Fermo restando che non è che gli stanno levando nulla. Imposte per immobili all'estero, vabbè, da 0,76 a 0,26. Qui c'è un'altra modifica. Tecnicamente ci sono delle verifiche in materia di variazione catastale post superbonus. Che significa? Significa che se dopo il superbonus o c'è uno scatto di per qualche motivo vado ad effettuare una variazione catastale, oppure devo rifare una nuova procedura DOCFA che mi comporti un incremento del valore catastale, e l'agenzia delle entrate controllerà che questo sia stato fatto, e se non c'è faranno multe a tappeto. Questo è il discorso, quindi diciamo che sono sotto la lente di ingrandimento. Quindi su questo io ovviamente ho anche approfondito a livello nazionale questa cosa, perché allora nel momento in cui io ho fatto il mio bel cappotto, ho fatto la caldaia, ho fatto tutto quello che il pacchetto super bonus in qualche modo viene, però non ho modificato in alcun modo la consistenza catastale. Allora mi devono dire che sono ignorante in materia, mi devono dire come faccio io, se io nel modello nel DOC fattuale che abbiamo, la procedura DOC fattuale che abbiamo, seppur metto che ho la rifinitura di gioielli piuttosto che l'unico parametro per firmare che mi fa aumentare la rendita sono i metri quadrati dei vani accessori e dei vani. Mi devono finiture, non quando metti finiture in linea non vale niente. Dico, può mettere pure loro. Non sono parametri che vanno a incidere. Per cortesia, numero dei bagni. Stiamo facendo degli esempi che potrebbero ritornare utili alla nostra categoria. Infatti. Ok? Mm-hmm. Fermo restando che a noi ci fa piacere se mettono questa, perché significa che lavoriamo. Attenzione, io guardo la categoria, non guardo l'interesse del proprietario che in quel momento dice. In questo momento stiamo parlando per la categoria. Per la categoria. E io la rappresento e quindi in qualche modo per questa cosa. Allora, se non mi fanno un aggiornamento della procedura DOCFA che va a incidere sul parametro del cappotto, per essere chiari, per dire il cappotto piuttosto che la caldaia, ok? E quindi mi fa quello quando faccio la virgoletta, spunto l'efficientamento energetico piuttosto che la caldaia con pompa di calore, anziché la classica caldaia, a quel punto devono fare una procedura che deve consentire questo per poter poi fare in modo che la rendita venga aggiornata. Si dovrebbe aggiornare se non c'è una procedura. La procedura DOCFA si dovrebbe aggiornare. A meno che non mi faccia da mettere a monte nella relazione che io faccio la variazione perché ho usufruito di un beneficio fiscale rispetto alla cosa, e quindi già quello di aumenta la vendita del 10%, ma è un fatto di calcolo. Allora, quello che mi viene in mente, rispetto a rispondere alla domanda del Presidente, mi viene in mente questa cosa.
l'unico caso in cui, fermo restando che il super bonus, per come è concepito, quindi la CILAS, se vi ricordate, la CILAS non prevede manco l'agibilità finale. Non so. Perché proprio non discorso... manca i grafici, quindi tecnicamente, quindi tecnicamente io non faccio manco l'accatastamento alla fine, perché non. Diciamo una cosa che raggira proprio la, lo stato, la raggira, esatto. O meglio, più che raggirarlo, un bypass dovrei fare una serie di cose, taglio dritto per dritto. Ok, quindi fermo restando che io non faccio manco l'agibilità, quindi non faccio neanche l'accatastamento. Diciamo che l'unico caso in cui mi verrebbe in mente questa cosa è per la demolizione e ricostruzione. Ricostruzione sicuro. Quindi sicuro, se io prima tenevo, se io tenevo, attenzione, un immobile o inagibile, vabbè là è ovvio che la rendita era zero, o un immobile di un certo tipo e lo rifaccio, non posso accatastare, non posso tenere stesso valore. Lì sono d'accordo. Ma c'è poi pure un inserimento dell'impianto fotovoltaico all'interno. È quello stavo dicendo, ci stavo arrivando. Il fotovoltaico va accatastato, attenzione, in certe condizioni, superiore a una certa. Però nel DOC c'è la possibilità di mettere la spunta su ristrutturazione. Ok. Il problema è un altro. Cioè, se io tengo già la rendita massima, sì, oltre non ci posso andare, quindi rimane sempre quello della rendita. La voce ristrutturazione c'è, cioè, è prevista. Il problema è quindi che... se io non cambio niente all'interno, ma faccio anche una semplice pitturazione, teoricamente io sono tenuto a farla. Se io ho fatto un'autorizzazione, un'abilitazione al comune, devo fare. Se ho fatto un titolo abilitativo, esatto, quindi una CILA, dovrei fare comunque. Nessuno lo fa perché non cambia rendita, non cambia niente. Però il discorso è che non c'è variazione. Aspetta, quello che viene in mente la variazione che diceva dopo, se io per esempio con il super bonus posso fare anche l'incremento volumetrico, attenzione, certo. E sulla parte esistente prendo il contributo sull'incremento, no, solo sull'eco, sul sisma piglio pure sull'incremento, e questo potrebbe comportare la rendita. Ci sono alcuni casi però, che, come dici tu, è auspicabile un aggiornamento della procedura che tenga in conto l'attività. Ma questo penso che cioè questo è auspicabile per la categoria. Capito? Ok, andiamo avanti. Poi dopo ci confrontiamo casomai. Ma viene una parte interessante, forse la più interessante è questa. Allora, io qui ho fatto un'infografica con tutte le detrazioni per anno e così vediamo subito quali sono in vigore e vediamo subito quali non ci saranno proprio più. Ora siamo tutte queste qua in grigetto, erano quelle preesistenti. Nel 2024 avremo in buona sostanza il super bonus al 70, l'abbiamo detto, solo per i condomini. Unifamiliare non c'è più, case green non c'è più. Il bonus verde e il bonus mobili sì, ce l'avremo, ma sono fortemente dimensionati. Ora andremo a vedere anche il bonus mobile, da 8.000 scende a 5.000. Poi avremo ancora il bonus barriere architettoniche, che ne abbiamo parlato, quello è l'unico che scade il 2025, è l'unico, poi tutti quanti scadono il 2024, e il super bonus anche scade il 2025 al 65, poi è tutto finito, se non ci sono aggiornamenti, se non ci sono proroghe. Quest'anno abbiamo ancora però dei bonus interessanti, che qualcuno se l'è dimenticato, ma noi con il sisma bonus possiamo arrivare a 85. Sì. Mentre il super bonus è 70, il sisma bonus arriva a 85. Ora vediamo anche quando c'è il 5 e quando non c'è il 5. Il sisma bonus va dal 50, 70, 75, 80, 85. Poi abbiamo l'eco bonus che è 50/65, la ristrutturazione è 50. Ok? Come dicevo all'inizio, dopo il 2024 la ristrutturazione passerà, a meno di proroghe, lo dico sempre, a 36% strutturale per sempre, e i 96 diventano 48. Come era prima? Prima del 2012 era 36, e in realtà prima ancora, vabbè, ma non vado nel passato, comunque partiva a 36, poi fu 41, poi 50, e ora dovrebbe ritornare strutturale dal decreto Monti. Il decreto Monti l'ha resa strutturale per sempre. Il decreto Salva Italia era 2011, il decreto Monti, quello l'ha resa strutturale per sempre al 36%, e dopodiché non c'è più nulla. Ok?
Allora, a questo punto, questa è un'infografica comoda per capire sia le detrazioni quali sono applicabili e sia la deadline che è appunto la fine del 2024. Quindi, sì, ma non c'era qualcosa sul fotovoltaico? Sì, il fotovoltaico c'è, ora lo vediamo nel dettaglio, ma quella attenzione rientra in toto nei 96 della ristrutturazione. Ristrutturazione e fotovoltaico sono la stessa cosa. Articolo 16 bis del TUIR mi prevede varie lettere. La lettera A è la manutenzione ordinaria, ora vedremo anche l'ordinaria, non solo la straordinaria. Ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, anche il cablaggio degli edifici, attenzione. Quando dovete fare qualche cablaggio degli edifici, quindi senza titolo abilitativo perché devo portare la fibra, il condominio, fa una serie di cose, sistema le scale, vitta, quelli lì vanno al 50%, anche senza titolo abilitativo. Ci sono una serie di... basterebbe la fattura tecnicamente, la fattura, però il pagamento deve avvenire sempre con bonifico parlante, tranne i bonus mobili. Bonus mobili può avvenire anche con carta di credito, è l'unico. Tutti i pagamenti con bonifico parlante e ci sono una serie di cose che entrano al 50, ora li vediamo. Vabbè, questi sono i codici, non ci interessano. Ecco, questa è un'infografica dove ci sono tutti quanti i bonus con una rappresentazione grafica, non si vede bene perché è piccolino, ma tanto nelle slide la vedrete bene. C'è scritto, no, si vede. C'è scritto l'importo massimo, la percentuale e in quanti anni, ok? Quindi è una grafica, un'infografica d'insieme che mi dice quello che posso fare, in quanti anni lo posso fare e qual è la spesa massima. Volendo entrare invece nel dettaglio, ora vi faccio una sintesi molto veloce e vediamo quali sono gli interventi quest'anno che possono usufruire dei bonus. Qui tra parentesi vi ho sempre scritto qual è la percentuale, ma sta scritta qui. Eco bonus, non sempre l'eco bonus è 65, l'eco bonus è 50 o è 65 e in linea di principio ricordiamoci che è in 10 anni. Esempio, se spendo 100.000 euro al 50%, immaginiamo, la detrazione è 50.000 euro. In 10 anni sono 5.000 euro all'anno. Usarla in maniera diretta, sapete che significa? Che devo avere necessariamente 5.000 euro di IRPEF. Se ce l'ho 4.000 euro, 1.000 li ho persi, non li porto l'anno successivo. Adios. Quindi capite lo sconto in fattura, che significava che io potevo anche essere disoccupato, non facevo nulla. Potevo cedere quel beneficio fiscale a qualcuno che aveva la fiscalità, la capacità di comprarlo e di scalarlo. Ora la devo avere io la capacità, sennò addios. Ora c'è un vantaggio e uno svantaggio, perché ricordiamoci un'altra cosa, super bonus 4 anni, detrazioni ordinarie 10 anni, bonus barriere architettoniche 5 anni, sisma bonus 5 anni. Ora il 5 e il 10 può essere un pro e può essere un contro. Tendenzialmente più piccolo è meglio, perché l'interesse attualizzandolo vale di più, il capitale vale di più in un numero minore di anni, quindi è meglio per chi la fa. Però se la tieni, se non la tieni la perdi, quindi per certi versi è meglio il 10 se non c'è capienza fiscale, bisogna fare un po' di conti. E perciò ho fatto queste schede che vi dicono quanti anni e quant'è la percentuale. Quindi eco bonus, la prima tipologia di eco bonus è la riqualificazione dell'intero edificio, il comma 344, posso spendere 100.000 euro per un insieme di interventi combinato, non posso spendere 100.000, posso detrarre. Quando si parla di eco, la limitazione non è mai sulla spesa, quella imposta dalla norma, è sulla detrazione. Quindi se la detrazione è 65% e la detrazione massima è 100.000 euro, la spesa massima sarà 153.846 euro. Quindi per questi interventi posso spendere su un'unica unità immobiliare questo importo qua, al 65%, ed è buona come detrazione. Poi, eco bonus cappotto, su almeno il 25%, posso detrarre 60.000 al 65% con una spesa di 92%. Questo sarebbe il vecchio super bonus, l'eco bonus prima che diventasse super, questo era proprio questo. Il cappotto che noi facciamo nei condomini era proprio questo qua, che prevedeva una detrazione di 60%, che nel super bonus poi è diventato i 50 nelle unità immobiliari singole, i 40 per i condomini, era questo. Ok, le finestre, questo è proprio il super bonus delle finestre, dove abbiamo una detrazione massima di 60, che nel super bonus diventava 54.000 le finestre, perché era 110, qua essendo al 50 la spesa massima è 120.000, ok?
Ok, potrei spendere 120.000 euro di finestre all'interno di un unico appartamento e la detrazione è sempre 50, non è mai 65, mai. Cioè le finestre in qualsiasi modo le cambio, prima era 75 col giochetto delle barriere, adesso è 50. La maniglia spostata. Con la maniglia a 90, a 90 cm. Era così, e la cosa buona è che si cedeva pure lo sconto. Ecco qua. E quindi tecnicamente la pagavi comunque più della metà perché quello aveva incrementato il prezzo, però lui ti faceva uno sconto. Poi, caldaie, la sostituzione della caldaia è al 50, però c'è un caso in cui puoi arrivare al 65 quando ci sono determinati requisiti. Eccola qui, esatto. Bravissimo, quinto, sesto e ottavo livello, e qui eccola qui, con la termoregolazione voluta. Esatto. Ma direttamente dalla mea. Esattamente. E sta scritto qui, quindi in questo caso posso spendere massimo 46.000 con una detrazione di 30.000. Quindi sostituzione di impianti, anche nel super bonus è così, gli impianti a 27, perché la detrazione massima è la stessa, 30.000, in questo caso c'è una spesa, aumenta la spesa perché si riduce la detrazione, una spesa massima di 46. Quindi in questa slide vi trovate tutte le tipologie. Questo è il solare termico, quindi l'acqua calda sanitaria, anche questa 65% con una spesa di 92, detrazione 60. Le tapparelle, le schermature solari, queste sono al 50, non sono al 65. Come le finestre, uguali, seguono le regole delle finestre autonome, così come era nel super bonus. La caldaia con la del super bonus si potevano nel super bonus è andata a 110. Ah, sì. Un po' per le finestre, in questo senso. Ma questa, attenzione, noi stiamo vedendo le regole ante super bonus. Questo è proprio quello che era prima del super bonus. Poi nel super bonus è diventato 110 e questo 60 lì diventava 54 proprio perché questo 50 era 110. Quindi facendo 60 diviso 1,1 viene 54,545, quindi proprio, è proprio la stessa cosa, prima il super bonus ha preso questo e l'ha potenziato a 110, stop, non ha cambiato nulla, era proprio questo. Solo che questi erano trainati, questo è tutto. Poi c'è la biomassa, 30.000, la biomassa va a 50, non va a 65. Poi ci sono i micro cogeneratori, questi non li ha fatti nessuno. Neanche col super bonus, comunque 65% in 10 anni con una spesa una detrazione massima di 100.000. La domotica va a 65 con una spesa massima, una detrazione massima di 15.000. Inizialmente non c'era manco la detrazione, l'hanno messa mo col super bonus. Barriere architettoniche, ne abbiamo parlato poco fa, non possiamo fare più tutte quelle belle cose, ma possiamo fare soltanto ascensori, montacarichi, montascale e rampe. Stop, cioè soltanto dispositivi per il superamento delle quote, quindi salire al primo piano, secondo piano, al massimo la rampa di accesso nei portoni quando ci sono gli scalini, ma non si può più fare la porta, la finestra o il bagno, ok? Sì. In questo caso abbiamo ancora 75 in 5 anni, però non possiamo più fare lo sconto in fattura, a meno che non si tratta di un condominio, l'ho detto prima, a prevalente destinazione abitativa. Spese condominiali, quindi se lo paga l'amministratore va bene, si può fare lo sconto in fattura, oppure se lo faccio in casa mia, reddito di riferimento inferiore a 15.000 e residenza, quindi abitazione principale. Ok? Si può fare ancora, sì, il bonus barriere architettonica, l'ascensore nella villetta si può fare, ma devo avere reddito quindi inferiore a 15, reddito di riferimento e deve essere abitazione principale. Ora parliamo della parte interessante, interventi antisismici, tre tipologie di interventi, parliamo delle villette per un attimo, solo delle villette. Le villette possono andare a 50, 70 e 80. Nel caso di 50, che succede? Interventi locali, riparazione, miglioramento, cose semplici, non è né miglioramento né adeguamento, perché lì probabilmente ho anche un salto di classe. Quindi per cose semplici posso fare il 50, la differenza, voi mi direte, qual è la differenza rispetto alla ristrutturazione, al bonus 50, qual è? Nessuna di fatto, ce n'è una sola di differenza, che questo in 5 anni e quello è in 10 anni, ma i 96.000 sono gli stessi. Cioè, se mi prendo 30.000 per l'impianto elettrico, per l'antisismico me ne rimangono 66, ok? I 96 sono sempre gli stessi, quando si parla di 96 è sempre l'articolo 16 bis.
che da 48 viene, arriva a 96 fino al 2024, ma non è una nuova detrazione, è sempre il bonus ristrutturazione questo, solo che la detrazione la porto in 5 anni invece che 10 in questo. Poi, questo è non riduzione rischio sismico. Non riduzione, quindi zero. Se prima avevo la classe di rischio sismico G, continuo ad avere la G, la riparazione locale, l'intervento locale, metto la rete, cioè la cosa fatta giusto per frontalini, sì sì, frontalini dei balconi, qualcosa locale, un intervento locale che miglioro qualcosina, ma magari molto bene qui, di catene, meccanismi locali, le catene, per esempio le catene dei muri, i rinforzi FRP localizzati, interventi locali comunque, ci sono tutti iscritti. Poi da 50 possiamo andare a 70, come? Con l'incremento di una classe di rischio sismico, e in quel caso è già più probabile che non sia un intervento, no, è molto sicuro che non è un intervento locale, ma intervengo sulla struttura. Potrebbe essere un adeguamento o un miglioramento sismico, e qui ci sono un po' di esempi scritti qua dentro. In questo caso vado a 70, poi posso andare ad 80 nel caso di due classi di rischio sismico, ovviamente c'è una procedura che mi consente di attestare la classe di rischio sismico, da 70 vado a 80. Quando c'è il 5? Quando sui condomini, dove per condominio vale anche il minimo, nel senso, anche se sto io e mio fratello nella stessa, basta che ci sono due proprietari, quello è un condominio minimo, in quel caso da 70, da 80 vado a 85, perché sto intervenendo su parti comuni, ok? Parti comuni, 85, due classi, quindi 75 è una classe, 85 è due classi. Ricordiamoci che 0 classi è 50 anche nei condomini, ok? Ora veniamo al bonus ristrutturazione 50. Prima qualcuno mi ha chiesto il fotovoltaico, eccolo qua. 50%, l'intento di spesa 96.000, 48 detrazione massima. Questo è il fotovoltaico, quindi è sempre l'articolo 16 bis del TUIR, che è la stessa cosa di questo. La ristrutturazione edilizia, prima vi ho detto ci sono diversi tipi di interventi. Nei condomini anche la manutenzione ordinaria, tutte le scale, cambio la mattonella nelle scale, cambio il portone, tutti i titoli, tutti interventi che non richiedono nessun titolo abilitativo, rifaccio l'intonaco dentro, fuori, insomma tutta una serie di interventi semplici. Manutenzione ordinaria. Manutenzione ordinaria. È possibile fare la detrazione? Assolutamente sì, purché paga l'amministratore, quindi l'amministratore fa il bonifico parlante, uno solo è il bonifico, perché molti fanno l'errore nei condomini, attenzione a sta cosa, che fanno un errore clamoroso, perché là interviene la ritenuta e fanno una cavolata, mandano a casa, perché poi l'amministratore c'ha problemi. Che fanno? Fanno il bonifico parlante all'amministratore, e quella la banca si ritiene l'11%, l'8 mo, da marzo l'11 si ritiene l'11% sul l'amministratore, ma non sanno fare la bonifica. Bravissima. Nel caso di quindi in questi casi è solo uno il bonifico parlante, quello dell'amministratore, basta, poi i soldi te li do come voglio all'amministratore, non c'è nessun obbligo, te li posso dare in contanti, te li do col bonifico, come vuoi, però l'unica cosa dove c'è l'obbligo ai fini fiscali è il bonifico che l'amministratore farà al fornitore, chiaro? Quindi tutta la manutenzione ordinaria. Ma l'amministratore dovrà fare le dichiarazioni singole? L'amministratore poi dovrà dichiarare che ogni condominio mi ha pagato tot e poi ci metterà per consentire la detrazione al, perché poi la detrazione la fa il singolo, quindi in questo caso non è necessario il bonifico parlante, è necessaria la lettera dell'amministratore che mi attesta che lui ha fatto il bonifico parlante, tu non lo fai, e quindi ti do anche col criterio di riparto, vado a ripartire la spesa in base ai millesimi o in base a qualsiasi criterio si voglia, si delibera in un'assemblea, generalmente in base ai millesimi. Detto questo, tutte le manutenzioni, anche quelle ordinarie, vanno al 50%, questa è una cosa anche utile da sapere, non ci vuole un titolo abilitativo, perché molti pensano ci vuole... solo sulle parti condominiali. Nelle parti private ci vuole almeno una manutenzione straordinaria, non è detto che ci voglia il titolo abilitativo, perché molti confondono, perché è molto sottile la differenza. Manutenzione ordinaria, no titolo abilitativo. In realtà ci sono anche interventi di manutenzione straordinaria che non lo richiedono in edilizia libera, cioè edilizia libera, manutenzione ordinaria, non c'è una corrispondenza biunivoca.
diciamo che dentro gli interventi di manutenzione straordinaria che non ci stanno i Te ne dico uno, la sostituzione di un condizionatore con potenza inferiore a 12 kW. Lo faccio in edilizia libera, però quella è una manutenzione del suo intervento sull'impianto, perché ho levato, per esempio, levo la caldaia e metto un condizionatore, una pompa di calore inferiore a 12 kW. Quello è un esempio, però, è un esempio al limite, sì, è un esempio reale, dove non produco titolo abilitato, lo faccio in edilizia libera, però poi ci faccio la dichiarazione di conformità, ci faccio, perché ho toccato l'impianto, sto toccando l'impianto. Questo è un esempio. Però diciamo che in linea di principio, sì, manutenzione ordinaria uguale edilizia libera sempre, sì. Non è detto che sia il contrario. Quindi nei condomini non ci vuole, quando si fanno queste cose, non ci vuole il titolo abilitativo, si fa direttamente con la dichiarazione dell'amministratore. Poi recupero conservatore, ristrutturazione edilizia, questa mi prevede proprio una scia, ristrutturazione. La manutenzione straordinaria è una CILA generalmente, ristrutturazione edilizia è una scia, perché la ristrutturazione intervengo anche sulla struttura, quindi genio civile e tutto il resto. Restauro e recupero conservativo, vabbè, qui ci sono un po' tutti gli interventi che si possono fare al 50%. In linea di principio tutto quello che fate, se è fatturato, se c'è l'impresa, si fa al 50%, in linea di principio, così detta un po' a spanne. E quindi questa è manutenzione ordinaria, l'abbiamo appena detto, straordinaria. Bonus mobili quest'anno da 8.000 cala a 5.000, detrazione al 50%, quindi massimo di spesa 5.000, però ricordiamoci che i bonus mobili per farlo devo avere almeno una manutenzione straordinaria sull'immobile che devo avere comunque il 50%, devo fare comunque il 50%. Non la scia, pure no, ritorniamo nel caso. Abbiamo appena detto che tecnicamente potrei anche andare in edilizia libera in manutenzione straordinaria. Ci vuole almeno una manutenzione straordinaria. Però, come dice lui, generalmente una CILA, però anche una scia, se io intervengo sulla struttura, anche una scia, ma anche un permesso di costruire, attenzione, faccio un cambio di destinazione d'uso, anche un permesso di costruire. Non conviene più fare una CILA per portare in detrazione 2500. Poi, bonus mobili è l'unico che non prevede il bonifico parlante, cioè posso anche pagare all'IKEA con la carta di credito, però deve essere tracciato il pagamento, tracciato, non in contanti, deve essere carta di credito. Poi bonus verde 36%, non è più 50 ma è 36, in spesa massima 5.000, quindi detrazione massima 1.800, in 10 anni significa massimo 180 euro all'anno di detrazione, quindi di fatto si capisce come la misura, attenzione, la misura del 36 non funziona, vogliamo ragionare, ci vogliamo fare due calcoli, ok. La detrazione del 50 sarebbe 36. È quella, l'hai detto tu, lo volevo dire io, l'hai detto tu. E perché ragionate, con detrazione del 36, se spendo 10.000 euro, la detrazione del 36 sono 3.600, in 10 anni sono 360, faccio a nero, non pago l'IVA, non pago l'IRPEF, non faccio la pratica al comune, non pago il geometra per farmi fare la pratica, quindi non funziona, perché non funziona la detrazione del 36. No, perché io una volta provai a fare un calcolo nella differenza tra fare i lavori a nero e ci provai. E al 50% alla fine veniva che dipendeva dal tasso di interesse con cui scontavi quei 10 anni di detrazione. In funzione del tasso, in funzione di quanto sono gli interessi bancari, se sono molto bassi conviene la detrazione, se gli interessi iniziano a salire come a mo, conviene a nero. Cioè non chiamo né il geometra, né la pratica comunale, né faccio tutto a nero, mi metto d'accordo con l'impresa e non apro neanche il cantiere. C'è il geometra, lo devi chiamare. Ma il bonus verde è sempre collegato ad una città o no? Perciò stiamo dicendo... Per dare i consigli a come fa. No, però stiamo dicendo che è necessario comunque il meccanismo dei bonus, se vogliamo restare in vita come professionisti. Dobbiamo avere almeno un bonus 50, perché sennò proprio la nostra attività finisce. Il costruttore lavora sempre a nero, ma lavora, cioè il muratore, ragionateci un attimo, il muratore mi chiama, mi paga la giornata 100 euro e a fine giornata porta la pagnotta a casa, la porta. Il geometra o l'ingegnere, se non ci stanno le detrazioni, non lavora più. Sì, scusa. Per quali interventi, anche se ci sta un incremento di prestazione energetica, non c'è bisogno di fare la comunicazione all'idea?
La condizione nera la fai sempre se c'è un incremento di prestazione energetica, anche nel, anche nel, sì, assolutamente sì, anche nel 50%, quando comporta un incremento energetico, e ora facciamo un esempio, fai una comunicazione che è all'Enea, non è quella del super bonus, la legge 10, mo vediamo anche quando ci vuole, ma quella all'Enea la fai sempre, quando ci sono dal 2018, dal 2019-18, qualsiasi intervento comporti anche un risparmio di EP, anche di uno, di un watt a metro quadro, comunque fai la comunicazione all'Enea. Qual è il caso in cui non la fai? Fermo restando che mi hanno messo anche quella cosa 50% sull'Enea, se sposto solo un tramezzo e non cambia nulla a livello energetico, probabilmente non la fai. L'impianto non importa. No, l'impianto cambia sempre, l'impianto cambia sempre. L'impianto cambia visto solo. In caso di manutenzione ordinaria, cioè lo cambi perché non comporta, metti lo stesso perché se rotto il vetro, allora non la fai. Perché è uguale, non comporta. Ma se stai cambiando tipo di infisso, la fai come? Anche per un solo infisso, sì sì. Assolutamente sì. Se la fai come manutenzione. Vabbè, ti posso dire una cosa, mo, sinceramente, la pratica Enea su 3 minuti. Cioè, detto in termini nostri, mo siamo tutti tecnici, non ci sono come te. Per fare la pratica Enea, se ci metti più di 5 minuti, c'è qualcosa che non va, perché? Perché c'è la trasmittanza da produttore, ok? Non te la calcoli tu, il produttore ti dà il certificato. Il certificato. Ok. Leggere né scrivere abbiamo 70%, quindi mentre il cappotto sulla villetta è 65, sui condomini è 70. Se raggiungiamo la qualità media di quel decreto MISE, cioè che significa l'involucro, avete mai visto l'ape sotto c'è un sorrisino? La faccina col sorrisino? Sì. Allora, se raggiungiamo che non è triste, ma sta dritto, la qualità è media, lo smile, esatto, lo smile è la qualità alta. Dritto e media, la U capovolta, quindi quando piange, ingazzato sarebbe la qualità bassa, esatto. Se riesco a raggiungere, quello è l'estivo, la prestazione estiva all'involucro, se riesco a raggiungere almeno la qualità media, anche col colore, insomma ci stanno una serie di verifiche da fare, prendo il 75, ok? E quindi se devo fare il cappotto posso arrivare al 75. Qual è la differenza col super bonus? Qua per esempio 70 e 70, se devo fare il cappotto a un condominio oggi, iniziarlo oggi, prendo 70 col super bonus e 70 qua, che questa la faccio in 10 anni, quella là la faccio in 4, super bonus in 4, chiaro? È più conveniente quella, dipende, se c'è capienza fiscale quella, se c'è capienza sicuramente 4 anni è meglio, questa qua se uno non ha capienza è meglio questa, però 75 è meglio questa. Certo. Rispetto a 70, perché c'è 5% in più. E qual è la spesa? Sono 40.000 per ogni unità immobiliare, la spesa massima, che non è poco. Cioè un condominio da 10 persone posso fare un cappotto da 400.000 euro con 30.000 euro di detrazione, quindi diciamo che quest'anno ancora si potrebbe lavorare. Attenzione, intervento combinato sisma più eco, senza salto di classi, cioè a questo volevo arrivare. Se metto la rete, che diceva lei prima, la rete, metto qualcosa, arrivo a 80, mentre nel super bonus oggi sto a 70. Ok? Quindi l'antiribalto, qualche cosa. Ma l'importante è la spesa, che va a 136. No, no, spesa massima 136. Posso spendere fino a 136. A differenza di 96 da là. Diciamo che nel super bonus io posso spendere 96 più i 40, è la stessa cosa, perché pure nel super bonus io ho 96 più 40, 98 unità immobiliare. 96 di sisma, 96 e 40, poi invece 136, la somma sono uguali come se ti spesa. Cioè, facendo ripristino dei frontalini. Facendo il ripristino dei frontalini, ma più dei frontalini, Antonia, più dei frontalini dovrai fare una rete antiribalto. È un intervento locale, anticipato delle pareti esterne, che significa non fare il deposito al genocidio. Non fare il deposito al genocidio, mettere questa rete antiribalto e poi farci l'intorno così. Perché non supera le due classi energetiche. Se riesco a lavorare all'80. Se invece vuoi superare, vai all'85. Ma anche qua arrivo all'85, è la stessa cosa. Però a questo punto nel sisma bonus non sono obbligato a fare il cappotto. Quasi. Quindi e qua è 136 e là sarebbe 96. Quindi uno ci ragiona un attimino, perché ha tre possibilità secondo me oggi. Abbiamo o il sisma bonus,
96 fino a 85 col salto di due classi, sono interventi troppo pesanti. Ragioniamo su cose semplici. Su cose semplici il sisma bonus è 50%. Scartiamolo. Abbiamo la possibilità di questo senza la rete, ma a questo punto conviene la rete antiribalto che dice Tonino. A questo punto con la rete antiribalto arrivo a 85%. Con 136.000, che è interessante. Ma qualificazione energetica dove metto forza il cappotto. Per forza, su questa cosa qui, questa è una cosa proprio che io ho. No, perché questo prevede almeno il 25% di superficie opaca. Di superficie opaca. Io ho questo, proprio questo. Di superficie dispendente. Questo caso. Questo caso qua, sì. Che vorrei arrivare all'80 barra 80, 80, 80, 80 se 80, 80. Non dico problema delle due classi, con l'80 meglio 80. Meglio 80. Metti la rete e non fai il deposito, non fai benissimo. Questa è l'80. Qui come posso ragionare per cercare di rientrare con la, a parte questa cosa qua, tutto il resto, se cessione credito o sconto in faccia? Cessione del credito qua non c'entra in nessun modo. C'entri solo se tieni una CILA, ma non una CILAS, una CILA. Perché con la CILA, se tenete depositata una CILAS, non uscite dal perimetro del super bonus. Non potete fare questo. No, no, no. Rimane super bonus. No, facciamo la CILA e si fa questo. Stiamo parlando per la. Stiamo parlando del sconto in fattura, la cessione del credito. Per la cessione del credito, l'unico modo per uscire da questo è che tieni dei lavori non meglio precisati di che, ma una CILA presentata prima del 16 febbraio 23. Quindi se c'è un condominio dove tenete presentate una CILA, questa è la CILA, CILAS e CILAS sta fa 70. No, CILAS fa 70. CILAS fa 70. Perché CILAS è super bonus. CILAS. Beh, in questo caso io ho qualcosa, c'ho una CILA. Qualcosa che non è chiusa. No, c'è una variante, cioè di uno dei condomini, poi c'è una risalesca. Se lo fa oggi non puoi fare la cessione del credito, lui sta ragionando sulla cessione. Per una domanda specifica di adesso per me. No, 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 questo è di interesse per tutti. Se tenete una pratica avviata con un titolo abilitativo che non è il CILAS ma un altro titolo abilitativo prima del 16 febbraio, voi potete fare questo. Dipende dai loro previsti. Fate una variante, cioè se la tenete depositata prima del 16 febbraio, voi ci fate la cessione, lo sconto in fattura, che non è una fesseria, all'80%. Questa è la cosa più interessante, 80% con la cosa con sconto in fattura è la migliore cosa possibile oggi. Ma come chi se lo piglia? No, se lo piglia. Se lo prenderanno mo perché? Perché non ci stanno più questi crediti. È chiaro che non te lo pagano, te lo pagano un po' meno, magari oggi il valore di mercato su un credito c'è stato un momento in cui all'inizio lo pagavano il 102, poi è scesa 80-90, te li danno, un 80-90 te lo danno oggi. Succede lì, il credito, 80 te lo pagano, lascia stare il 102. Comunque sia, non è importante il credito. Non ci tengono poco, Com'è? Ci tengono il credito. Quello che è 80, quello che, attenzione, quello che conta non è il 110, è quanti anni. Ok, un credito a 4 anni, per l'anno successivo ti danno pure 90, se mi dai quello del 2024, fresco, ti do pure 95, se tu me lo dai, io devo pagare le tasse, io ti do 95 a te, e me ne pio, cioè ho guadagnato 5% senza fare niente, se ti do il 95 a te. Non succede 10 su 100, se invece me lo dai fra 2 anni ti do il 90, se me lo dai fra 3 anni ti do 80, quindi se io me lo cedo anno per anno, lascia stare il credito, e ce l'avrà, su questo non ce l'ho più. Cioè, anche perché non ce ne saranno più, ma hanno bloccato, chi ce le ha valgono di più, proprio ragionando a livello di mercato, chi ha i crediti, visto che non ce ne saranno più, che non di nuovi, ci sono solo i vecchi, quelli che stanno maturando, e tra 3-4 anni secondo me ti pagheranno il 90%, tra 3-4 anni. Ma la Uccisa c'era 300.000 euro di crediti. Quanto? 300.000 euro di crediti. Imprese piccole, medio piccole, ad Avellino, io non ho visto una c'ha 8 milioni su casa fiscale. Piccola, cioè non stiamo parlando di grandi imprenditori avellinesi, c'hanno 8 milioni. Cioè, imprese di costruzioni conosciute ad Avellino, 8 milioni. Quindi è chiaro che fra 3-4 anni questo credito varrà, perché non ce ne saranno più, saranno sfumati, rimangono solo quelli, fra 5-6 anni non ce ne saranno più, soltanto quelli, quindi sicuramente varrà. Quindi conviene non cederli oggi, ma cederli l'anno prossimo. Però no, attenzione, no, non è così. Tu li perdi se non li cedi nell'anno.
che maturano in quell'anno, quelli dell'anno prossimo, bravo, quelli di due anni meglio venderli l'anno prossimo piuttosto che ora, perché mo te li scontro, se li mantieni tu, bravissimo, hai capito esattamente il meccanismo. Io nel corso per bonus sono 4 anni, anno 1, 2, 3, 4, l'anno 1 me lo devo vendere per forza mo, però il 2, 3, 4 potrei non venderglieli oggi e li venderò l'anno prossimo. Prima mi scalo quello che mi serve e quindi lo ammortizzo a 110 se ho fatto il super bonus. Quello che mi rimane lo cedo l'anno prossimo a 90, invece di cederlo oggi 80, il 10% lo faccio io di prendere. Devi fare sempre il committente. No. Questo è il discorso che fa il fornitore, o il prestatore di CDO, o il geometra, o l'impresa. Perché lo sconto in fattura l'hai fatto tu quando hai fatto una prestazione, o l'impresa quando ha fatto il lavoro. Ok? Questi due. No, no, io committente, se ho ceduto lo sconto in fattura. Però potrebbe farlo anche il committente, se io ho tirato fuori la cifra, se ho pagato io, ma significa generalmente il committente quando paga, che dice, se li sfrutta lui a 110 integralmente. Allora, giusto per chiudere, Antonio prima ha parlato di testo unico dei bonus edilizi, insomma questo è auspicabile che ci sia un testo unico sui bonus edilizi proprio per mettere ordine. Per mettere ordine a questa situazione che è un po' complessa. Ecco, questo è il documento che vi dicevo, ve lo fornisco insieme alle slide. Qui c'è tutta la normativa sul super bonus, quindi il 119, l'articolo 119, 121. Sì, presente il documento, anche sul gruppo WhatsApp ce lo scarichiamo, no? Sì, assolutamente sì. Ma dove lo scarichiamo? Dal gruppo WhatsApp. Telegram, dove volete? Sì, gruppi. WhatsApp. Ok, vieni qua. Se c'è qualche domanda, io ho finito con la presentazione. Non ci vuole un po', va. A qualcuno che non si brava. Sì, metto un attimo che metto la slide carina perché aspetta, ne mettiamo una? Ah, questa qua. Nico, se Lucia, mi dai le slide, poi le faccio girare io in qualche modo, però quello che io ci tenevo a dire è il fatto che Nicola, che è un amico, come avete avuto modo di vedere, insomma ci ha accompagnato come all'inizio, all'inizio del super bonus, del bonus e tutto il resto, ha lavorato tanti anni in H. 17 anni, 17, no, solo 17. In H, e si vede insomma perché la parola. Ho contribuito pure io per il suo stipendio. Certo, un po' tutti quanti abbiamo contribuito, tutti quanti. E devo dire, adesso lui ha iniziato un percorso di istruzione, nel senso che ha vinto un concorso e quindi insegna anche, spero, nei CAT. Ah, speriamo, sì, per ora ancora no, ma speriamo nei CAT. E quindi Nicola, ce l'ho chiesto, ci aiuterà in questo percorso, non solo dei bonus, per cercare di andare anche in provincia a fare delle altre occasioni, ma ci aiuterà anche per quanto riguarda un po' il BIM. Insomma, Nicola sarà un consulente. Posso dirlo a tutto tondo, sarà un consulente del collegio che insomma adesso svincolato anche da, come dire, da appartenenze a case software che potevano innescare gelosie da parte di altri, eccetera. Adesso, vedi se vanno bene. E quindi Nicola, insomma, ci vedrà, già è consulente della nostra consulta delle costruzioni a livello provinciale, ma sicuramente come collegio io mi avvarrò della sua collaborazione per una serie di cose. Stiamo pensando, già ce l'avevo annunciato a lui, stiamo pensando a un corso BIM che potremmo fare per essere poi abilitati di primo livello, ma vediamo un attimo, stiamo cercando di capire. Ma quello che Nicola sicuramente sarà uno di quelli che ci aiuterà, ma noi ovviamente ci avvarremo della consulenza e dello scudo, possiamo dire così, dello scudo delle università, perché facciamo questa cosa insieme all'Università di Saprese. Chi vorrebbe
le tasse salendo, perché appunto abbiamo bisogno di avere la certificazione anche da un ente, che sia un ente terzo, che si possa dare. Stiamo pensando che specialmente i più giovani, ovviamente non quelli come me, insomma, cioè, ma anche quelli come noi, possono specializzarsi, perché poi nel 2025 tutti gli appalti, ma probabilmente io immagino che anche la semplice scia, dicevamo prima, probabilmente si farà con un modello digitale. Un modello digitale, e noi dobbiamo in qualche modo interagire con questi, non possiamo rimanere. E quindi Nicola scelterà in questo, quindi lo vedrete spesso nei nostri seminari per queste attività. Adesso cerchiamo di strutturare questo corso, che sarà un corso a vari step, primo livello, secondo livello, cerchiamo di in qualche modo. Se abbiamo domande, Nicola è a disposizione. Qualche domanda pratica, qualche problema che avete? Nicola è a disposizione. Un condominio di due persone con quattro appartamenti. La CILA si è iniziata a settembre 2022. E come posso procedere per fare un bonus? Due proprietà. CILAS. Devi fare per forza. L'unica cosa buona è che c'è la cessione del credito. Cessione del credito al 70. Quindi la cosa migliore probabilmente è o trovare un general contractor che ti faccia un'offerta unica e venire a quanto arrivi. Oppure la cosa migliore fino a dicembre 70, poi scatta a 65, poi è finito. Quindi il consiglio mio è provare quest'anno a fare qualcosa o con un general contractor e accordarsi con un cliente che è oppure trovare di fare il lavoro, prendere quel credito e ragionare su quel credito, cioè cederlo poi a ragionare bene sugli importi, perché fino ad oggi non l'abbiamo detto, ma i preventivi i compiti erano fatti alle stelle. Probabilmente questo 70 diventa reale sul importo. Prima era un 70, cioè il 110 era un confiato perché era 110, poi 170 il comitato di ricerca più scuro. Bisogna vedere un po' le imprese, la stessa cosa. Anche se hanno un reddito superiore a 15 euro, non ci sono.